amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! E bentornati su Your Ultimate Monument! For the last time in forever, si spera questa sarà la volta buona. Eccoci qua nel backup che Kiri aveva perduto! Ta-da! Dato che vi abbiamo fatto attendere parecchio, abbiamo fatto alcune modifiche. Per esempio, potete vedere, abbiamo messo questo nuovo coso d'erba che prima non c'era. E giusto. Basta, perché poi non avevamo più altro tempo. No, non vi preoccupate. Abbiamo fatto delle follie giusto per passare il tempo mentre aspettavamo di tornare con voi in questo video. Come vedete, anche quest'erba è alta al doppio, che secondo me ci sta bene. Ecco. Benissimo, iniziamo. La prima cosa da notare è che Kiri ha fatto delle modifiche alle nostre stalle degli animali. Sì, soprattutto quella delle pecore è più bella delle altre. Adesso sono appuntite, possiamo fare bello parkour, che bello, guardate. Abbiamo questi tetti all'insù che sono più grandi le stalle delle case testifiche, se notare. Che tra l'altro quella delle pecore... Ciao, sono rotto un complimenti, che quella delle pecore si meritava il tetto laterale, mentre invece quella delle mucche no. Ma sono le tipiche cose che Kiri fa per ovviamente la simmetria che regna in questo mondo, purtroppo contrastata dalle pecore. Come vedete, ho visto che hai messo qua giù della roba invece di mensola. Sì, però cosa ci c'è? Quanta roba! No, sei scappare le mucche così! No, scappare le mucche! Non posso uscire, volevo uscire. Fammi uscire! Fammi uscire! Certo che vogliono tutte uscire, certo che le tratti male. Ma se le tratti male. E poi abbiamo la birce, purtroppo mi sono dimenticato di toglierla, mi dispiace. Le due birce? Come le due birce? Ce ne sono due adesso. Come due? Dov'è la... No, che schifo! Ora ti faccio rovinare il raccolto, ti faccio. E poi abbiamo questo le schifo. Sheep. Purtroppo ancora, visto per non ritardare troppo il tempo, non sono riuscito a far sì che le pecore avessero la trappola, la botola per buttare tutta la lava. Ma sarà una delle mie prossime priorità. Noi... siamo cosa? Noi siamo bellissime. Vediamo un po'. Allora, un chest inutile, e un chest vuoto. Buono, ok. Ho usato la loro. Scappano! Però vi scopri. Metto o le apro tutte, devo riuscire a salvarle. Devo riuscire a evitare che escano. Ah, le apro tutte! Le ho aperte! Dai! Scappano! No! Quella no! Rosa muore! No! Sei una pecora anche Vai. Tu. Ma non è giusto. Abbiamo dato da mangiare troppo al maiale. Ogni tanto impazzisce sulla fence. E so che tu hai fatto altre follie nel villaggio, tra l'altro. Sì, ho dato un nome testificate. Come hai dato un nome? Ho dato un nome. Hai detto che hai fatto qualcosa di intelligente. Sì, almeno adesso sapeva come vanno chiamati. Non ci credo, veramente. Più o meno. Andiamo a tanto c'è. Non è che ne abbiamo tanti, siamo forse quattro. Tanto è sempre rimasto sto schifo da quella volta che mi ha mostrato la texture in 3D, ma ormai è storia. Perché già sbuffone questo? Che ne so io? Perché ne so? Mi sono avvicinata e ha fatto Ah, ecco, probabilmente gli si è inceppato il motore. Ecco. Ma non ci credo! De Giangi strillo imprigionato. Perché? È sulla torre tipo Rapunzel. È tornato! Saluto a tutti! Giangi strillo, ciao! Anche per noi è un piacere rivederti. Che bello sentirti ogni... Basta! Mamma mia, ora non esagerare troppo. Per quello che è stato imprigionato. Ha fatto bene. Poi dove sono nascosti gli altri? Quello di qua davanti. Già me ne frego niente. Lui invece non ti ha risposto quando no, hai bussato. No, non mi fregava niente. No, ecco. Gianbrufolo, ora dimmi Gianbrufolo come l'hai deciso. Dimmi da che cosa. Cosa? Non voleva farsi vedere. Ah. Ho detto che avesse qualche problema di brufoli sul naso tipo Gianmarco. Ah, ecco, capisco. Mamma, non è possibile. Va bene, sono finiti i testificate. Più o meno. Cioè, sono morti tutti. Olaf, è ancora vivo. Visto? È perché l'estate non è ancora arrivata, però vedete, dopo un po' lo vedremo. Ma la sua nuvoletta personale. Un giorno vedremo una pozzanghera d'acqua invece. Basta. Che Olaf. Vedrai. E mentre Kiria si buttava nel pozzo il martedì, che come sapete no, è una grazie. Pessima idea. Anche se non mi ricordo mai qual è il giorno di testifica. Sì, io sono andato un pochino avanti con la casa. Anche Kiri mi ha aiutato nella casa. Ho però ho fatto delle modifiche. Vi ricordate com'era la casa? Se no, vi lasciamo ovviamente il link in descrizione. Adesso l'abbiamo demolita tutta. E se vi chiedete perché sta mappa era sparita e vi state chiedendo come mai, probabilmente non avete visto il terribile scherzo che mi ha fatto.
Sei terribile. Comunque, fatti una cartella così tuo backup malvagi. E almeno ho letto io mi faccio i miei. Sì, comunque. E mi ha fatto uno scherzo cattivissimo. Fortunatamente la mappa si era salvata, che chi aveva fatto il backup, ma ci è voluto un po' di tempo a ritrovarlo. Allora che abbiamo ritrovato, abbiamo fatto anche delle cose. Ma se lo siete persi, potete andare a vederlo adesso. Se vi ricordate, chi aveva fatto la parte sopra il tetto e quant'altro, tutto lei, e io volevo metterci qualcosa di mio. E quindi l'hai rifatto completamente. Ora, come vedete, ha ripreso lo stile del, come si dice? Delle pecore magenta! Lo stile del clay, che è stato terribile, immaginate quando ci vuole trovare tutto questo clay, che c'è nella zona sotto, mentre prima era tutto stone brick. E ho modificato anche un pochino il tetto, che adesso è un pochino sopra e ha qualche piccola punta verso il basso, un pochino strana. Andiamo in casa, perché ormai sta diventando freschetto fuori. Ah, certo, mi sa che c'è più caldo fuori. Sì, più o meno. Abbiamo messo le porte, perché non metterle anche qua, ormai la 1.8 è arrivata. Finalmente non si vede più fuori. Esatto, così non c'entrano gli spifferi. Gli spifferi, ma Salatino! E caramella! E panna andata male! Caramella! Oh, che tenerezza! Ora te la alzo contro, caramella. No, di nuovo? Di nuovo no? Vuoi provare? Poi facciamo una lotta? No. Guarda che ti chiamo il cane contro, guarda no. Che... Va bene, allora diamo un'occhiata a che cosa dobbiamo fare. Siamo andati avanti un pochino sopra a fare delle modifiche, quindi saliamo! È inquietante questa stanza diventata. Che schifo che hai fatto! Tappeti ti avevo chiesto, non abomini! Che schifo! Fammi vedere dall'alto. Vai nel... Che schifo! Che brutto! No, la birra hai messo! Sì. Tappeti, avevo scritto! Non roba da bruciare! E questo è uno zombie pigme. Sì, per il nostro. Da che lato si deve guardare? Boh, come vuoi. Sa! Guarda che lato si guarda! Cioè, io come ti chiedo dei tappeti e tu mi metti il testifiche, la birra e lo zombie pigman. Beh, visto veramente? La che abbiamo io con testifiche, tu con le birra e con i zombie pigman mi sembrava te. Ah, ecco, giusto per sentirsi stressati anche quando ci si vuole riposare. Bene, esatto. Allora, ho fatto delle modifiche per rendere... Cosa ci fa con questa Non lo so, le avevi messa tu sì, per sbaglio. Sì, probabilmente sì. Con la roba tappeti. Ecco, ho messo della roba per farla più simmetrica. Cadi! E adesso, come vedete, la zona è così, in modo che... questa roba non vada addosso ai tappeti, se no dà fastidio. Inoltre, i tappeti, come potete immaginare, coprono l'illuminazione. Come vedete, la stanza dovrebbe essere interamente illuminata, ma non si vede la luce perché Glowstone è sotto i tappeti. Da questo lato ho detto, perché se c'è qualcosa a sinistra, perché non metto qualcosa a destra? E abbiamo fatto anche la nostra televisione, che non si vive di solo PC, ci vuole anche la PlayStation. Giusto. Ecco, ho fatto questa roba qua. Chi ha avuto l'idea di metterci un pochino di... I miei libri. Di libri, e va bene, lo messa un pochino ovunque, sembra quasi che la televisione sia incastonata e sembra ho spostato sedia. Le sedie e vabbè, non invertirmi la sedia, creatura. No, cosa succede? Cioè, ormai la mia ci ho fatto il buco e ci sto comodo, vai. No, cosa sta succedendo? Okay, vediamo un po' di vediamo un po', ma c'è sempre solo le soliti programmi, Gian Malta che si tucca. Si farà male questi programmi, vedi che ti colpiscono mentre li guardi. Sì, ho notato. Sta sul nuovo super 3D, guarda. Meno male che non 3D. È un film di Michael Bay, se no esplodeva. Ok, come è successo nel caminetto giù di sotto quando ci ho lasciato la gunpowder, tra l'altro. Più o Va meno. Bene. Poi sopra non è cambiato niente. Ci ho visto gli zombie io qualche giorno fa lì sopra. Perché non hai illuminato non abbastanza. Esatto. Ecco. Potremmo e qui sopra spawner di dovete zombie. Dirci che cosa mettere. E no, Wither non è una risposta valida. C'è stato già un Wither qui dentro. Appunto. Che cosa ci mettereste qui dentro? Fate sapere che hanno un problema queste finestre, lo sai. Prima era tutto di stombi come il pavimento e secondo me non staccava nemmeno perché c'è tutta questa roba qua. Allora ho voluto mantenere lo stile sotto, ho messo le finestre più grandi che prima erano piccoline come lì, le ho fatte un po' così, ho messo il bordino che vedete comunque è un pochino diverso, più appuntito, e anche il tetto con questo stile un pochino strano. Poi c'è questa specie di punta verso il basso che però non mi sembrava male per dare un pochino di movimento invece che essere
tutto dritto. O comunque, forse pensavi a Star Trek? No, perché prima poteva essere come Star Trek, ma poi l'ho fatto un pochino meno appuntito e quindi è diventato un triangolo isoscele. E vi chiederemo di calcolare l'ipotenusa al più presto, mi raccomando, eh. Come voleva si dimostrare, l'ipotenusa è solo frutto di un'invenzione di un gatto che un giorno sapeva che cosa fa. La cosa che più mi intristisce è che abbiamo fatto il giro del mondo per trovare questo maledetto Clay e non abbiamo trovato un singolo coniglio. Non abbiamo trovato conigli e Kira non dorme più la notte. Vuole assolutamente dei conigli e noi dovremmo andare a fare una super spedizione dei conigli in modo da vedere se li può trovare e fare un'altra piantagione. Miliardi di conigli. No, ora, un limite. Volevo dire una cosa. Hai messo anche un milione di quadri. Visto. Quanti ne hai messi? C'è anche scritto L con dei quadri. Veramente. No, è vero. Chi l'aveva notato? Io no. Voi l'avevate notato. Fatecelo sapere nei commenti, andate a notare, ci vuole ancora un pochino più di luce. Purtroppo non illumina abbastanza. Vorrei veramente che inventassero delle super torce che magari si craftano mettendo 10 torce tutte insieme. O almeno 4 se non 9, 10 come fai? E a quel punto fai 9 poi un'altra da sola. Vengono delle super mega torce fortissime, non mi dispiace. Delle super 9, così esplodono poi. Dove l'ho messa? Ah, eccola qua. Mi sa che ho spostato la tua sedia, mi dispiace, è andata. Ancora? Non ti siedi più. Anche la mia è andata, no! L'ho spostata io. No! Ma dove sta andando la mia sedia? La tua sedia se ne va. Va bene, avete visto più che altro le modifiche? Non è che siamo stati gli ultimi mesi a sistemare, perché siamo stati gli ultimi mesi a cercare il backup. Una volta trovato, in un pomeriggio abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo e questo è quello che abbiamo fatto, anche perché non aveva senso poi passarci un mese a fare miliardi di cose e ritardare ancora il ritorno di questa serie. Senti, tu dici di per terra, eh? Oh, perché? Che la serie è andata verso gli disconosciuti. Allora, abbiamo usato tutte le cose importanti, tra l'altro stavo cercando anche di andare un pochino avanti per quanto riguardava la miniera, che come sapete volevo fare che scendeva di qua, poi storceva di là e poi si ributtava sotto la vecchia miniera che era da quel lato. Non sono andato tanto avanti, sono arrivato per ora fin qua, ma come vedete nell'inventario ho tutti gli strumenti per continuare e sperare di riunire al più presto la nostra miniera. Noi a breve dovremo rigirare di nuovo per ritrovarci là sotto. Capito? No. Come non hai capito? Dovresti capire. Ma che vuoi? Io non so neanche da che parte dobbiamo girare. Allora va, scendiamo ancora un po', vai. Metti qualche scaletta, su. Scendiamo giù e poi consigliateci a quale, in quale direzione andare per andare a caccia di conigli. Probabilmente dovremmo andare sempre nella stessa direzione, come abbiamo esplorato tantissimo a caccia di Clay. Purtroppo sì. Quindi non anche sarà a caccia di cavallo facile uscire. Ho fatto mezzo mondo a cavallo per cercarne altri. Appunto, quindi non sarà per niente. Brava. Dove? No, così tanto. Ma perché da un po' di tempo non vedo più cavalli in giro? L'ho notato che mentre siamo andati in giro non c'era più nessuno. No, anche io non ho trovato niente praticamente. Ho trovato tanti girasoli comunque. Sì, girasoli. Però non riesco veramente a capire perché si è continuato ad andare in giro. Ma perché c'era un buco e volevo infilarmi. Ora basta. Scusa, ma uno va un pochino. È la mia vita passata da talpa. L'idea è quella che ogni volta che troviamo magari qualche miniera interessante come questa, che tra l'altro abbiamo appena svuotato, dato che era piena zeppa d'acqua. Di Batman. No, che di Batman? Che schifo! Poveri Batman, ma è Batman! Perché tu li odi, poveri pipistrelli? Perché no, mi piacciono i pipistrelli. Perché li ammazzi tutti senza pietà? Perché danno sono inutili, lasciano carne, lasciano cibo, se non li ammazzi non servono a niente, sono come le mosche di Minecraft. Non abbiamo mosche a Minecraft. Appunto, ci sono i Batman per questo. No, sono le mosche troppo grosse. Sai che zanzara, che puntura. Aiuto! A quel punto l'idea è appunto di cercare di fare qualche piccola stazione, così se uno vuole prendere scendere, sì, più o meno, vuole scendere da qualche parte con il minecart, può farlo, ovviamente cercando di tirare qualche genere di leva. Ora, io non mi sono mai lanciato in queste cose, ma vorrei in qualche modo provarci. Ovviamente devo fare prima da quell'altro lato, dato che questa miniera è da questo lato qua. Però magari se mi date anche qualche consiglio voi nei commenti, se magari siete abituati o conoscete qualche sistema di Minecraft, per far sì che magari io voglio scendere e dico no,
fermati, vai di là, pigio una leva e quello mi gira dal lato che mi serve. Comunque, vi ringraziamo tantissimo, state con noi in questa puntata, siamo andati un pochino avanti con la miniera e abbiamo fatto vedere le modifiche quanto riguarda la casa che abbiamo fatto. Vi ringraziamo davvero tanto, siamo che possiamo tutti fare nuove cose in questa survival map, com'è diventata più un fai quello che ti pare, basta non perdere il backup, ma neanche che Kira ti faccia gli scherzi, se no ti brucio le pecore nella lava. Basta, sai cosa pensavo di fare poi? Cosa? Lo vuoi sapere? Non lo so. Visto che abbiamo aggiornata dei banner con la faccia Testificate! Veramente? Sì. E come li fai? Non lo so, ma te li metto al posto del ah, cuscino. Ah sì, come quelli! Sì? Sì! Come quelli? Come quelli di Sunburn, se non mi sbaglio. Esatto! Grazie a tutti! E alla prossima! Ciao!